Rete Sport Live. Voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Buongiorno, buongiorno, continua inarrestata, inarrestabile la corsa del Napoli, 6 su 6, ancora in testa alla classifica, a capo del condominio, che è così definito da Spalletti, che però non riconosce ovviamente al Napoli, non potrebbe fare altrimenti questo ruolo, un po' di amministratore del condominio stesso, ma è un ruolo che il Napoli si sta ritagliando sempre più e in cui sta molto a suo agio, ecco, non sembra questa squadra soffrire niente di vertigini, di pressioni, di occasioni, di braccino, anzi una squadra che approfitta dei momenti e nell'ultima settimana 4 e 4, 8 e 2, 10 fanno 10 gol fatti, 0 subiti in 3 partite, insomma non si può far altro che augurarsi che si continui così, Raffaele, perché meglio di così, che pur si può fare, è difficile. Guarda, quindi, io per festeggiare questo momento epico ho mangiato 2 paste di mandorle. Bravo. Ottime, perché bisognava lasciarsi un po' andare. Lasciatevi un po' andare tutti quanti voi, o con le paste di mandorle o con la pasta al sugo o digiunando, lasciatevi andare, perché la bellezza di questo momento è che il Napoli è primo in classifica meritatamente. Dai, può anche capitare che tu dopo 6 giornate ti trovi lassù, ma il Napoli ci sta meritatamente. Ora, quelli che dicono la scaramanzia e tocchiamoci e papà e popù, ma perché le altre volte quando abbiamo usato sta scaramanzia, questo scudetto là per caso l'abbiamo vinto? Ma per caso abbiamo vinto uno scudetto facendo la scaramanzia? Venite per favore nei tempi moderni, lasciate stare indietro la preistoria, tutto ciò che riguarda un passato che noi lo dobbiamo celebrare come storico, ma non è più applicabile, come se noi volessimo giocare con il modulo VM oggi, che invece c'è il 4-2-3-1 imperante con la pressione alta e con il pallone che va rubato nella tre quarti avversaria. Adeguatevi ai tempi nuovi. Il Napoli è primo in classifica e dobbiamo esserne fieri, a testa alta, felici, soddisfatti, perché è una squadra che vince, è una squadra che strabilia, con calciatori che sembravano a un certo punto, come quando andò via Benitez, no? Sembrava che tutto il Napoli fosse da buttare, invece no, invece è una grandissima squadra. Salutiamo i primi amici che ci hanno contattati, 081-636363, il turno di Claudio. Ciao Claudio, buongiorno. Ciao Andrea, buongiorno, buongiorno Raffaele. Ciao. Chiaramente grande gioia, insomma siamo felicissimi. Io però volevo chiedervi, visto che questa trasmissione si chiama Voce di Popolo, chiarimenti circa il fatto, sento dire che il Napoli non può entrare giù il sasso. Volevo un chiarimento, perché a parte che a me fa piacere il tifo organizzato, le coreografie, però i settori popolari sono settori popolari, perché anche le famiglie del popolo più indigenti devono poter andare allo stadio, poter occupare il proprio posto. Ma dico, se la società si vuole organizzare e concedere dei settori al tifo organizzato, ben venga, per carità, però i diritti di tutti devono essere tutelati, e quindi non è che si deve privilegiare uno o l'altro. Volevo un po' sapere la vostra opinione, perché vedo che la stampa campana se ne guarda bene dall'entrare su questa problematica, come se avesse paura di parlare di questa questione, sia in un senso che in un altro. Allora, siccome voi siete una radio libera, io ho espresso la mia opinione. E adesso qual è la tua opinione? Non ho capito qual è la tua opinione. La mia opinione è: devono essere tutelati i diritti di tutti. E la scusami, quali diritti non sono tutelati? Allora, se una famiglia composta da padre, sì, madre e 2 bambini del popolo, con i biglietti entra, deve poter prendere i posti assegnati. Io, certo, se vado in curva, certo, e sono in un settore nevralgico del tifo, non mi devo trovare le bande e dire qua no, siamo noi, via Rodenì, insomma, okay, per dirlo in napoletano. Quindi, grazie, d'altro canto, la società si deve organizzare eventualmente per garantire il tipo, certo, organizzato. È tutto quindi corretto quello che hai detto. Hai detto cose correttissime. Questo è il mio. Sono d'accordo con te. Forza, così come Napoli sempre, per carità di Dio. Però così come accade. Grazie Claudio, buona giornata. Così come accade in altri posti d'Europa, nelle curve bisogna assegnare dei posti a quelli che sono del tifo organizzato. Non è che gli puoi mettere Andrea a 220, io a 240. No, se è un gruppo organizzato devono stare insieme anche per sostenere la squadra, altrimenti il tifo
va a scadere, e io sono contento che Claudio mi abbia chiamato, perché io ieri ho sentito delle robe che pensavo esistessero solo all'Allianz Stadium. Quando il portiere avversario rilancia il pallone e noi gli diciamo merda, vuol dire che stiamo prendendo delle brutte abitudini degli altri. A me sta roba non piace, è chiaro. I tifosi del Napoli si devono distinguere sempre per correttezza, e se mi permettete, finché c'erano gli ultras nelle due curve, io merda non l'ho mai sentito urlare a nessun portiere di nessuna squadra. Quindi, se il Napoli vuole bene a se stesso, deve creare degli spazi dedicati a quelli che voi definite ultras, che sono comunque il tifo organizzato, altrimenti sentiremo sempre merda, ci multeranno, perché vedrete che poi ci multeranno, e non farà certamente tutto questo bene al Napoli. Franco al telefono, buongiorno. Salve, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Innanzitutto un ringraziamento speciale al nostro condottiero, al mister Spalletti, che sta letteralmente surclassando tutto, tutti contro tutto e tutti. Però Raffaele, una cosa dobbiamo precisare: io sono sei giornate, non sto riuscendo a vedere la partita del Napoli. La Lega Serie A poi non si deve lamentare se nessuno più fa gli abbonamenti a DAZN, a Infinity, e la gente poi si fa il pezzotto. Non si devono lamentare di questo poi. Ma in che senso non si devono lamentare? Perché non si vedono le partite? Non si riescono a vedere le partite. Lo so, hai ragione. Allora, fermo restando, tu sei una persona eccezionale, vi dovete battere per questa cosa. Tutti devono sapere. Se sapessi quante volte al giorno lo diciamo. Ti ringrazio che tu abbia ulteriormente posto l'accento su questo aspetto, e mi dispiace sentire il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dire a proposito di questi disagi legati a DAZN, che non riesce a fornire il servizio a tutti, dire vabbè, ma così deve essere, perché poi fra 3 anni con il satellite avremmo avuto dei problemi. Fra 3 anni dobbiamo vedere se siamo ancora vivi. Fra 3 anni io il calcio lo voglio vedere adesso, caro presidente De Laurentiis, e mi dispiace che non abbia detto neanche mezza parola a favore delle persone che pagano e non vedono le partite. Scusate, ma non è che questi soldi vi devono arrivare per decreto regio? I soldi vi arrivano se la gente è interessata al pallone, se vede le partite, se gli piace andare allo stadio, se andando allo stadio sa che non avrà una multa se si cambia di posto con un altro amico. Tutto questo io al presidente De Laurentiis non glielo ho sentito dire. Quindi lui conferma di essere il più grande manager del calcio italiano, però è sempre troppo distante dalla gente. Sempre troppo. E la gente, il suo cliente, tra virgolette, che spero non sia più di qui a non so quando, perché, caro Andrea Falco, l'Inter, o meglio, i tifosi dell'Inter, hanno scritto una traccia, l'azionariato popolare. Se volete salvare i debiti, i bilanci delle società, dovete aprire ai tifosi. I tifosi, amici presidenti, vi dovete mettere in testa una cosa: non sono dei vostri clienti, sono parte integrante di quel club e di quella squadra. Quindi azionariato popolare, così che i tifosi possano riprendersi quello che gli spetta, in parte sostenere anche la squadra economicamente. Fermiamoci adesso per pochi istanti, poi iniziamo i nostri collegamenti anche per analizzare quello che è stato il sesto turno del campionato di Serie A. A tra poco. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Eccoci qua, c'è Cristian che scrive: Raffaele, sbagli, perché da sempre si urla merda qualsiasi portiere avversario sia ogni rinvio. Cristian, ma tu al San Paolo, Maradona, ci sei mai andato? Ci stai andando? Da quant'è che manchi? Ma dov'è che a Napoli si urla merda al portiere che rinvia il pallone? Io non l'ho mai sentito, mai, mai, tranne che nei casi in cui c'è qualcuno in particolare che ti sta antipatico e i napoletani si accaniscono su quel tale.
ma che sistematicamente si debba urlare merda al portiere, forse lo fate a casa vostra, caro Cristian, ma al San Paolo no. Tornando a parlare di un attimo di calcio, poi andiamo al telefono. Pioli è in conferenza stampa in questo momento perché il Milan domani affronta l'Atletico Madrid, ha affrontato il Liverpool, affronterà il Porto, capisci che girone di Champions League ha. Io credo che quel maledetto Napoli-Verona, da un certo punto di vista, in ottica di questo campionato, con Napoli che vola così, chissà che giocare all'Europa League non possa essere un vantaggio per il Napoli rispetto ad alcune concorrenti. Intanto buongiorno a Salvatore Bagni. Ciao Salva. Ciao Andrea, non lo dico al presidente quello che hai detto. Vabbè, ho capito, ma noi guardiamo tanto l'obiettivo. C'è chi glielo dice, non ti preoccupare, Salvatore. Sì, noi abbiamo gli uditori, gli uditori interessati che prendono e portano. Sapessi, lasciamelo dire, quanti stronzi, lasciatemi il termine, che fanno o presunta tale la nostra professione, che subito prendono il telefono per ringraziarsi i vari Guido Baldari o Nicola Lombardo. Ah, lo sai che cosa ha detto Auriemma? Ah, lo sai che cosa ha detto Falco? Ah, lo sai che cosa ha detto Bagni? Questa è la loro vita miserrima, questa è la loro vita micragnosa. E davvero? È successo a me. Sono delle merde, lasciami dire il termine. Uno che si comporta così, che prova a farsi spazio in danno degli altri, è una merda, caro Salvatore. No, il portiere avversario. Esatto, quelli sì che sono delle merde, altro che portiere avversario. Va bene, Salvo, dai, parliamo di questo Napoli che ha vinto ancora, ha vinto in scioltezza ieri, no? Senza neanche dover fare più di tanto. Tre partite fa mi sono sentito con Raffaele, gli ho detto ci sentiamo alla prima trasmissione televisiva con 10 punti. È vero, perché ricordiamo che domani sera Salvatore Bagni verrà a Napoli a fare la trasmissione, si gonfia la rete in TV. Dopo tre mesi non ne potevo più, devo dire la verità, dovevo tornare. Infatti. Però devo dire la verità. Ma dai, in scioltezza, tre partite in scioltezza. In scioltezza, non c'è. Mai stato in discussione, le abbiamo potute diventare facili. Una gestione meravigliosa, attaccando anche quando sei in vantaggio, non dando mai la possibilità all'avversario di poter rientrare in partita. Sì, forse la Sampdoria un quarto d'ora, sì, ma l'impressione che dà a tutti è quella, che il Napoli vincerà la partita, vincerà facilmente la partita fino a quel momento, ed è una cosa bella. È quella sensazione che avevamo fino a 3 anni fa ogni volta che il Napoli andava in campo. Sì. Non voglio ricordare com'è finita perché non mi accontenterei, te l'ho già detto, di come è finita quella volta, perché questa è una squadra che è convinta, è entrata già in sintonia con l'allenatore, che è stato velocissimo a entrare in sintonia con questa squadra, ha capito che aveva tanti valori sui quali lavorare e anche tanta gente di spessore a questo punto, perché lo stanno seguendo in tutto e per tutto. E i risultati si vedono sin da subito. Poi sai, ci sono giocatori che stanno facendo la differenza. Ieri per esempio Osimhen ha fatto impazzire il povero Godin, che ha marcato i più grandi giocatori al mondo, ma ieri secondo me voleva ritirarsi a un certo punto. Ma quando Zielinski a fine partita ti dice quella palla che mi ha dato Anguissa, che io mezza alla sinistra mi butto a destra, la metto in mezzo, la proviamo 1000 volte in allenamento, e la vedi che un allenatore sta facendo la differenza, Salvatore. Ma lo si vede, ma a parte nel numero dei passaggi, ma non nel numero dei passaggi dietro che è facile, e anche a centrocampo che qualche volta è facile perché hai gli spazi, ma lo si vede nella qualità dei passaggi che fai da tre quarti in avanti. È quello l'idea, non la casualità. Non è che vai sul fondo, come dicevano una volta, sai, nel calcio dilettantistico, vai sul fondo e mettili in mezzo, poi vediamo cosa succede. Io questo lo sentivo, perché, lo sentivo magari anche nel calcio di 30 anni fa, andavi sul fondo e la mettevi in mezzo perché qualcosa. No, qui si ragiona, si ragiona, qualche volta si torna indietro, passaggi filtranti, idee, bellissimo, spettacolare. Salvatore, noi non conosciamo il futuro, né possiamo ipotecarlo, no, però possiamo dire oggi che il Napoli è la squadra più competitiva del campionato di Serie A, senza per questo poi tirarci dietro gli strali di quelli che pensano alla scaramanzia, che non bisogna parlarne, gli oscurantisti. Io dico che invece il Napoli è una squadra solidissima, formata da calciatori di altissima qualità,
con un tecnico, che l'avete detto voi adesso, che ci lavora tanto e che in prospettiva lo scudetto lo può vincere. Ma ci mancherebbe altro, se non si nasconde lui sin dalle prime giornate, perché dobbiamo nasconderci noi? Ci nascondevamo noi 34 anni fa, perché non era mai successo niente, allora fino all'ultimo, anzi addirittura fino alla sera prima, la vigilia di Napoli-Fiorentina, stavamo in ansia. Che può vincere, si vede, gli altri temeranno questa squadra, già la temono, ma perché trovare delle soluzioni positive o alternative al modo di giocare del Napoli non sarà così semplice per nessuno. Cioè, ieri, prendiamo sempre per il Cagliari su 1-0, non è che venisse a prendersi, a riconquistare la palla per poter cercare di pareggiarla, no, stavano nelle loro posizioni, sapevano che avevano possibilità, più tempo passava sperando in un calcio da fermo, l'unica soluzione è quella. Se no, giocare contro il Napoli di adesso, perché sono tutti in grandissima condizione, tutti in grandissima condizione fisica e mentale, è difficilissimo. Sì. Tra l'altro un gran segnale è anche il fatto che è giocato con una squadra che non voleva darti nessuno spazio, lo spazio significa che sai creartelo te, perché poi hai segnato due gol in campo aperto. Se vai sotto è ovvio, una squadra di solito, però cosa gli ha detto Mazzarri? Non scopriamoci anche se andiamo sotto, perché è ovvio, se vai sotto e dopo mezz'ora vai sotto e cerchi di recuperare gli spazi larghi, ciao, sei finito. Allora fai passare più tempo possibile, anche a 10 minuti alla fine qualcosa succede, purtroppo come è successo l'anno scorso con Hernández, che ci ha tolto la qualificazione, e su un episodio costruisci la tua partita, se no altre soluzioni per le altre squadre faranno fatica a trovarle. Sì, Salvatore, anche le più blasonate. Per concludere, leggo la classifica del campionato di Serie A e te la ricordo: Napoli 18, Milan 16, Inter 14, quindi Napoli già ha dato 4 punti all'Inter, Roma 12, 6 alla Roma, Lazio e Atalanta 11, queste sono le prime 7. Poi all'ottavo posto c'è l'Empoli a quota 9 e la Juve è nona. Ora, quando Spalletti parla di condominio a 7, non ha tenuto conto della Juventus che sta andando malissimo? Dobbiamo allargare il condominio? E secondo te tutte e 8 veramente possono lottare per lo scudetto? Allora, noi siamo scemi, però lo diciamo, lo dico tutte le volte, io, Andrea, te, cioè, 7, ma perché dobbiamo mettere 7 per allargare il campo? Che dopo 6 giornate la Juve è a 10, la Roma è a 6, l'Atalanta e la Lazio sono a 7. Cioè, di cosa stiamo parlando? Qui ci sono solo 3 squadre, c'erano già all'inizio 3 che possono vincere il campionato, 2.5 come dico io, 2.5. Ripetile, quali Napoli sono? Napoli prima, ma... Inter seconda e Milan. Non esistono, e la sorpresa sarà la Fiorentina. Noi dovremo fare il turnover totale giovedì contro lo Spartak, totale, andremo a giocare una delle 3 squadre che possono metterci in difficoltà per caratteristiche, per cattiveria, per qualità di giocatori, per l'allenatore che poteva a un certo momento anche venire a Napoli, che ha delle idee, che è aggressivo, che tira la difesa alta, vedremo quanto alta con i giocatori che abbiamo visto Osimhen. Però noi andremo a giocare una partita difficile giovedì, la portiamo a casa in qualsiasi modo con qualsiasi giocatore, però devono riposare. Hanno giocato la squadra di ieri sera, praticamente è la squadra che giocherà, visto che Razmani ha preso, è passato davanti a Manolas, adesso quella è la squadra titolare. Sì, e ieri qualche frecciata è arrivata secondo me indirettamente a Manolas da Spalletti, quando ha detto che non si deve pensare che se ti do la maglia sei mio amico, se no non lo sei, oppure non si deve sbuffare per una partita che non giochi. Credo che indirettamente erano un po' rivolte al Greco, però, quelle uscite. È giusto, no? È giusto, però adesso sta giocando sempre Razmani, che prende molta sicurezza dal compagno di reparto e da tutta la squadra, da come gioca, perciò non sbaglia. Salvatore, ma non possiamo dare torto a Spalletti. Se Manolas contro la Juve era la terza
giornata di campionato. Fa quel retropassaggio osceno. Ma può l'allenatore pensare che forse Manolas è rimasto a Napoli perché ci è dovuto rimanere e voleva andare all'Olympiacos? Cioè, un allenatore ha il diritto di pensarlo o no? Ma poi secondo me succede anche qualcosa dopo, magari dopo la prima esclusione Manolas non è reagito bene, Spalletti ha detto sai che c'è di nuovo, allora tu resti lì seduto in panchina. Cioè, questo è uno che si è messo contro Totti e contro Icardi nella vita, figurati se ha paura a mettersi contro Manolas. Ma non si gioca per amicizia o perché ti ho avuto e hai giocato bene nella Roma, si gioca perché meriti. Guarda, il Napoli ha subito due gol, uno regalato. Infatti. E uno del Genova. Un gol è mezzo regalato, pure quello del Genova, mezzo anche regalato. Del Genova, perché non, vabbè, lì è stato Di Lorenzo che non ha, esatto, chi sta però nell'azione, esatto, sì, infatti, perché è in ritardo, ma uno è stato regalato, sei partite, un gol subito, ti rimporta pochissimi, rari e non sempre pericolosi. Di cosa stiamo parlando? È ovvio che Manolas in questo momento, dopo quell'errore, dopo la, perché se noi andiamo a rivedere, poi vi lascio l'immagine di quel retropassaggio che ci sta, lui non guarda se interviene qualcuno, non guarda se un attaccante va verso il portiere, lui così a occhi chiusi, ma non esiste un difensore centrale, sei l'ultimo giocatore, ha fatto un errore clamoroso, adesso sta pagando le conseguenze, quando meriterà ritorna in campo, visto, certo, che la squadra sta girando benissimo, adesso giocherà Razzmann. Salvatore, ci vediamo domani sera. Domani, non vedo l'ora, ragazzi. Ciao! Ore 20:50 a Telea. C'è anche Salvatore Bagno. Ciao Salvatore, grazie. Ciao, ci vediamo domani. Grazie a voi. Ciao, allora, ciao, prima, ragazzi, di andare, ciao, in pubblicità, c'è una considerazione rapidissima che fa Riccardo, che io condivido, e dice che ci sono quattro fattori per poter vincere qualcosa. Uno di questi sono i tifosi. Dice, facciamo fatica a vendere 27.000 biglietti, che sarebbe il massimo che può contenere il San Paolo oggi, in una città che strabonda d'amore per questa maglia. La crisi, la pandemia, la possibilità di vederla sul divano di casa, ma mai ci saremmo aspettati un disinteresse tale alla partecipazione del nostro amato Napoli. Bisogna interrogarsi perché la questione è preoccupante, ha ragione Riccardo. Sono d'accordo, tanta gente nonostante la crisi e la pandemia ha fatto vacanze, cioè io non penso sia il fattore principale, onestamente, credo che un po' di disaffezione nei confronti del calcio o nel calcio vissuto come un tempo ci sia persino a Napoli. Ecco, assolutamente sì. Dobbiamo fermarci, poi torniamo con altri ospiti e con altre analisi, oltre alla possibilità per voi di iscriverci, ve lo ricordo, al 339-666-9990, di chiamarci allo 081-6363-633, tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Al telefono a sentire qualche amico, c'è Michele in linea con noi. Ciao Michele, buongiorno. Buongiorno Andrea, buongiorno Raffaele. Senti, volevo fare una considerazione per quanto riguarda sempre DAZN. Non è una sviolinata nei tuoi confronti, Raffaele, come commentatore, come insomma telecronista della partita, ma ieri li hai visti all'altezza quei due giornalisti che hanno commentato la partita? Non so se l'hai vista dallo stadio oppure da casa. Cioè, là c'era un palleggio fra i due e Ricky, questo Ricky che veniva chiamato sempre in causa perché doveva dire la sua ogni tanto. Ricky, che cosa ne pensi? Ricky, che cosa ne pensi? Cioè, però di calcio, cioè proprio di, come dire, di quella che è stata una telecronaca, di quella che è stata come dire, una statistica, quelle cose che si fanno durante una partita, niente, zero. Secondo il mio punto di vista, non ho seguito la partita in TV, Michele, quindi non saprei cosa dirti. Ma tu che lavoro fai, Michele? Scusami, vabbè, non posso dare un giudizio. No, non voglio dire questo. Qual è il tuo lavoro? Scusa. Io sono un operaio. Operaio, a te piacerebbe di parlare male dei tuoi colleghi con cui lavori tutto il giorno? Mi hai dato la risposta, d'accordissimo. Okay. Mi hai dato la risposta. Quindi qualsiasi cosa io possa pensare, è ovvio che non è che la dico così screditando il lavoro degli altri, ci mancherebbe. Però diciamoci la verità, hai usato fino adesso un termine poco radiofonico, è scacata come mittente, diciamo, unica
televisiva, insomma, per le partite. Io sento molte critiche, non l'ho visto partite finora, sento molte critiche, quindi per questa ragione mi dispiace, va bene, comunque ti ringrazio Michele. A me proprio ieri sinceramente ieri non l'ho vista la partita in TV, sì. C'era in telecronaca, credo, di Chi Buscaia, no? Che è uno dei più bravi, voce di Premium, è uno dei più bravi in assoluto. Infatti. E ho scoperto un ottimo commento anche tecnico io. Che non ammetto, non avevo mai ascoltato, non conoscevo. Lo ricordavo ovviamente come calciatore, Alessandro Budel, che è al telefono con noi, ma non lo conoscevo ancora. Ciao Alessandro, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie. Allora, tu devi sapere che io rivedo sempre la partita del Napoli la notte con il nostro account che abbiamo, no? Che possiamo rivederla. E io ho sentito i commenti di Alessandro e mi sono piaciuti davvero tanto, sempre incisivi e appropriati nel momento in cui venivano esposti. Ma a parte questo, Alessandro, mi fa piacere, grazie. A parte questo, il Napoli è una squadra che può vincere lo scudetto quest'anno, perché per lottare ormai l'abbiamo capito, non è che ce ne sono tante. Tu pensi che sia anche nelle condizioni di riuscire a vincerlo? Per me sì, naturalmente poi anche io sono superstizioso, conoscendo la superstizione, però tutto per poter ambire lo scudetto. Secondo me quest'anno anche trovato un super attaccante, ce l'aveva già l'anno scorso, ma è diventato veramente impressionante su tanti punti di vista. Peccato che poi il Napoli andrà a perdere per la Coppa d'Africa e poi giunto un cartello fondamentale in panchina, il allenatore esperto vincente, che comunque secondo me sa tenere bene i piedi per terra, comunque terrà sempre la squadra tra virgolette umile, perché poi conosciamo l'ambiente di Napoli, quando le cose iniziano ad andare bene cullarsi sugli allori, quello è il momento poi più sbagliato, dove magari rischi poi di perdere qualche punto nel cammino. Beh, comunque io guardo il calendario del Napoli di quel periodo lì, di quando ci sarà la Coppa d'Africa, c'è sicuramente Juve-Napoli, ma ci sono anche Napoli-Samp, Bologna-Napoli, Napoli-Salernitana, voglio dire. Questa rosa ti dà comunque, cioè calcola che Mertens dovrà tornare, Demme l'abbiamo riassaporato per qualche minuto, per tenere botta un mese secondo me la rosa c'è. Poi è chiaro che Osimhen in questo momento, Alessandro, sta facendo la differenza, ci mancherebbe, anche Anghissà, d'altronde che il Napoli perderà, e anche Koulibaly sicuramente, però diciamo che poteva anche andare peggio per quanto riguarda il calendario di quel periodo, ecco. No, è vero, quello è vero, però, ma devo dire anche io, a me io ho apprezzato tanto anche le alternative che ha in panchina, perché poi quando sono entrati anche i giocatori ieri sono andati tutti con la mentalità giusta, tutti ci sono andati da fare, lo stesso Nas che magari ha trovato non tanto spazio a Cagliari e comunque l'anno scorso è retrocesso col Crotone, ma è un giocatore di grandi qualità, quindi sicuramente le alternative non gli mancano, a Merte che sta entrando all'infortunio, che comunque non è un'alternativa ma un titolare, quindi come hai detto tu ha tutto secondo me per poter far bene. Sì, Spalletti, perché il lavoro di un allenatore qualcuno tende a minimizzare il 10%, 20%. Io credo che su questo Napoli l'impatto che ha avuto Spalletti è di una percentuale elevatissima, Alessandro, perché se vogliamo il Napoli è praticamente lo stesso dell'anno scorso. Certo, ha inserito dentro un centrocampista che non avevi e che forse in Serie A non ha nessuno come Anguissà, però la squadra era già forte di suo. Se oggi riesce ad essere così incisiva e concentrata in ogni istante del match, non possiamo negare che il lavoro dell'allenatore sia stato fondamentale. Non sentiamo più Alessandro, o sbaglio? Lui è in treno, quindi è probabile che magari in questo momento non lo sentiamo. Allora, intanto che ripristiniamo la linea, sentiamo anche qualche messaggio vocale. Messaggi vocali, grazie Tony. Messaggi vocali, eccoli. Buongiorno Auriemma, buongiorno Falco. Buongiorno. Contentissimo per il Napoli ovviamente, però ieri diversamente da tutte le altre partite ho iniziato a rivedere quella certa supponenza e quella certa superficialità, soprattutto sotto rete, dove si passa e mai nessuno tira in porta. Voi che cosa ne pensate? Grazie. Che è la quarta partita in quanti giorni? Ci sta. 10 giorni. Ci sta. Cioè, se volete che questi siano degli automi, secondo me
avete capito qualcosa di sbagliato. Sono esseri umani, dopo 10 giorni e 4 partite giocate ce ne saranno altre 2 nei prossimi 7 giorni, quindi bisogna anche aspettarselo che non ci sia. Però sai, secondo me, la mia sensazione è questa: una volta che il Napoli ha sbloccato il punteggio ieri all'11° minuto, un po' è come se la fosse pure gestita, sapendo che viene da 4 gare, deve giocare altri perché magari due. Si sente sicuro oggi più dell'anno scorso di non prenderlo un gol come quello di Nandez magari all'ultimo minuto, no? Abbiamo recuperato il collegamento con Alessandro intanto, Budel. Non so se sei d'accordo, Alessandro. Sono d'accordo, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Okay. No, sono d'accordo soprattutto, secondo me, l'impatto di Spalletti, io l'ho detto ieri anche nella lettura che ha della partita la squadra, perché comunque non ha mai accelerato quando non doveva. Il Cagliari comunque era difficile da affrontare perché stava molto basso e chiudeva tutti gli spazi. Il Napoli non ha mai avuto fretta, ha fatto sempre girare la palla. Cioè, io sono giocatore, conosco quel tipo di partita, non è mai facile trovare il barco giusto, aspettare il momento giusto, perché tiene voglia di andare, magari rischi di prendere il contropiede. Invece ieri il Napoli ha giocato da squadra matura e credo che Spalletti in questo abbia dato davvero un valore aggiunto. Per chiudere, Alessandro, per quanto mi riguarda, Spalletti giustamente deve parlare così e parla di un condominio per lo scudetto di 7 squadre più una sorpresa che magari può essere proprio la Fiorentina prossimo avversario, ma in realtà non chi sono le grandi che lottano per la Champions, ma le grandissime che lottano per lo scudetto. A quante squadre lo restringiamo, ecco, questo condominio? Secondo me 4 squadre. Io credo che la Juve rientri prima o poi, comunque la rivedremo lì davanti, anche se ha perso parecchi punti, però è la quarta, e poi secondo me Napoli, Milan, Inter. Va bene, comunque è una prospettiva che ci può stare, anche sì. Secondo me la Juve prima o poi tornerà, nonostante i tanti problemi di cui vive adesso. Io non dimenticherei mai l'Atalanta, che fa un tipo di carico che parte un po' sgasata all'inizio e poi si carica un po' più avanti, fisicamente ci arriva sempre in maniera, no, più prepotente più avanti nella stagione. Questo è vero, la vedo anche un po' meglio di Lazio e Roma, però sempre un gradino sotto le altre, secondo me. Alessandro, grazie, buon rientro, grazie a casa a e buona giornata. Buona giornata. Ad Alessandro Budel, che ieri ha commentato la partita come commento tecnico al fianco di Ricky Buscaglia per DAZN. È vero, tra l'altro bello risentire Ricky commentare una partita del Napoli dopo i tempi di Premium. Premium. Sì, sì. La NN mai tanto. Tu non lo sentivi perché tu eri in postazione, io lo sentivo. Però voglio dire, Premium mai come oggi è tanto richiesta, sì, e manca. Soprattutto manca. Ecco, manca proprio il ruolo, insomma, di Premium in questo calcio. Sentiamo qualche messaggio. Ciao Raffaele, ciao Andri, buongiorno, commento per la trasmissione. Grazie. Io ho visto il volo del Napoli, non so se me ne è una furia nera. Complimenti a Giuntoli e commenti al presidente del Napoli e commenti a Spalletti. Esatto. Poi dobbiamo ringraziare pure a Gattuso, che ha fatto imparare i ragazzi. Il Gattuso ha preso Osimhen. Quest'anno il Napoli lo vedo buono. Quindi quest'anno è l'anno buono del Napoli, che prendiamo lo scudetto, ce lo dedichiamo a Diego Armando Maradona. Bravi. Ciao, commenti. Bravissimo. Ha ragione, sarebbe proprio da dedicare a Diego. A me, guarda, dispiace molto quando vedo qualcuno che dovrebbe fare la nostra professione, ma credo che lo faccia senza titolo, che per risentimento personale si scaglia puntualmente contro Gattuso, volendo evidenziare che lui era quello cattivo e Spalletti è quello bravo. Finalmente abbiamo un allenatore. Sai, il calcio ti dà, è materia talmente fluida che ti dà 48 interpretazioni possibili per lo stesso fatto, quindi se tu per un anno intero te la sei presa con Gattuso, adesso puoi leggerla che c'è l'allenatore nuovo ed è cambiata la musica, quindi sei un mediocre, non c'è niente da fare, se fai così sei proprio mediocre. Pasquale al telefono, ciao. Ciao. No, io volevo dire il fatto del biglietto. Prego. Probabilmente il presidente lei non si fa male, non fa niente, cioè tu lo vedi come non ci fosse proprio nel campo, non lo so, come lui non fosse un presidente del Napoli. Poi contro la Juve ha messo un biglietto di 50 euro a colpa, io che sono pensionato come faccio a scannare, hai capito quello che voglio quanto dire? Quanto doveva costare contro la Juve il biglietto, Pasquale? Ma non lo so, ma pure ma allora quando sei stato per la Juve faceva
qualcosa, diciamo, si vedeva che soffriva in mezzo al campo. Io pare che non lo so. Sì, vabbè, questa è una tua sensazione, ci mancherebbe, non è che la voglio negare o contraddire, però anche quando c'era Ferlaino, le partite importanti, il biglietto si pagava di più. Sì, ma lo so, però non a questi prezzi, non mi ricordo. Vabbè. Okay. Ciao Pasquale, buona giornata. Messaggio vocale c'è. Raffaele. Ciao. Raffaele, sempre un po' di leggerezza, ma Mario Rui, prima si addormì la sera, se vi rivede Hernandez, voglio capire questa cosa. Perché? Un abbraccio a te, Andrea Falco. Ma Mario Rui, giocatore onestissimo, purtroppo è uno dei migliori in questo momento. Sì, Teo Hernandez, guardarselo quanto vuole, non è un fatto che lo guardi, è un fatto che quel fisico poi ce lo devi avere, quindi non è colpa di Mario se non è nato diversamente, ecco. Fermiamoci per qualche istante e poi il finale interamente dedicato a voi. 0816363 a tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Tiro in porta del Cagliari ieri 1, sai che non me lo ricordo, qual è stato questo tiro in porta? Non lo so, però uno me lo ricordo, mi ricordo una parata, forse le parate di Ospina sono 0-1, cioè il tiro l'ha no, parato Ospina. No, le parate, allora, i tiri in porta per il Cagliari 1, abbiamo detto, ma non mi ricordo parate di Ospina. Per essere in porta, a meno che non hanno preso legna, una parata di Ospina, quindi sì. Forse sì, qualche tiro da fuori area, probabilmente adesso non lo ricordo. Ciao Pietro, magari. Gennaro al telefono, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Ieri ho visto la partita e ho visto una squadra che controllava tutto il campo magnificamente, senza affanni, senza problemi, per cui le dichiarazioni di Mazzarri nel dopopartita a Ciro Ferrara mi hanno dimostrato ancora una volta che lui è un piccolo tecnico, ma anche un piccolo uomo che non riconosce i meriti degli avversari. Questo solo. Forza Napoli sempre. Mi sembra un po' esagerata come considerazione. Io capisco pure lo stato d'animo di Mazzarri, che è rientrato e dovrà sgobbare per poter salvare il Cagliari. Non sarà una cosa semplice. Lui è fatto così, lui, come diciamo a Napoli, è frevaiolo, quindi... diciamo che l'aspetto mediatico non è messo del suo forte. Anzi, però tutt'altro, il tifoso, quindi... del Napoli, prima di attaccare così asparamente Mazzarri, ci dovrebbe pensare se ne un milione e mezzo di volte. Un po' esagerato, dai. C'è Emilio con noi, ciao, buongiorno. Ciao Andrea, ciao Raffaele, buongiorno. Siamo da Ischia, volevo solo dire una cosa velocissima e poi mi potete rispondere per altro. Mi è piaciuta molto la battuta di Spalletti quando ha detto sono passati pochissimi mesi, ha voluto intendere che col Cagliari, la stessa squadra del Cagliari, noi abbiamo preso il gol del pareggio, ha voluto intendere che ieri non abbiamo rischiato niente. Secondo, i nostri ultras andranno a Firenze, andranno tranquillamente in curva, si ammasseranno, faranno il tifo e saranno tutti belli vicini, cosa che a Napoli non è possibile. Figuri, quelli della Salernitana addirittura hanno occupato una curva intera del Sassuolo, nessuno ha detto niente. L'ultima cosa da Ischia, io il secondo tempo l'ho sentito per radio, i primi 10 minuti, secondo tempo, la partita è cominciata a 10 minuti e Dazon faceva ancora l'intervista a Ciro Ferrara nel campo e la partita era cominciata già da 10 minuti per radio. Lo so quando durerà sta cosa con Dazon, io non lo so. Noi non ce la possiamo prendere con Dazon, perché come ho già detto in precedenza, Dazon ha fatto un'offerta, ha spiegato quali potevano essere i limiti, tant'è vero che aveva richiesto di fare una partita per ogni orario, quindi un altro che spezzatino, proprio un morso a testa ogni tanto, e questo chiaramente non era possibile. Tutto questo la Lega di Serie A lo sapeva e nonostante ciò hanno deciso di accettare l'offerta di Dazon invece di crearsi il canale loro, come in tanti avrebbero voluto, il canale della Lega che poi vende il prodotto a tutti quelli che lo vogliono acquistare. Ora, non è mica colpa di Dazon, è colpa di chi gliel'ha dato. E ripeto, a me dispiace che De Laurentiis, intervenuto in un convegno, mi pare del Sole 24 Ore, non abbia detto neanche mezza parola nei confronti della gente che le partite non se le sta vedendo. Ha detto semplicemente così deve essere perché fra 3 anni
il satellite ci avrebbe abbandonati. Ma non credo che sia giusto nei confronti di chi paga, ma proprio per niente. Sì, tra l'altro anche a livello di infrastrutture, cioè molta gente non riesce a vedere per dei servizi, certo, veri e propri di DAZN. Tante altre volte magari non è colpa di DAZN, ma che non siamo pronti, esatto, come rete ad averlo. Ma doveva pensarci la Serie A questo. Allora, il tiro fatto dal Cagliari in porta è stato di Deiola, così Deiola, leggo su Lega Serie A, però non me lo ricordo, devo essere sincero, mi sarà sfuggito. Sentiamo un messaggio. Buongiorno, sono Marco alla tribuna Posillipo. Che ciao, dirvi, 6 partite, 16 gol fatti, 2 subiti, sappiamo come. Chi entra, entra dalla panchina, fa bene. Se c'è veramente qualche cosa di importante, può essere forse l'anno che riusciamo a fare qualche cosa di buono. Sempre sì, facendo le corna, non si importa di nessuno, ma veramente quest'anno il Napoli è da scudetto. Se Osimhen non si fosse fatto male, Andrea, non è che facciamo i veggenti, ma se non fosse stato fermo per 3 mesi, il Napoli sarebbe stato in Champions League, no, sicuro. Sicuramente avevamo la partita il martedì o il mercoledì, su questo non c'è dubbio. Poi se avesse dato l'impressione di poter competere così come oggi, no, per lo scudetto, probabilmente questo no, ma non c'era chissà. L'Inter secondo me era comunque era ingiocabile a prescindere dall'anno scorso. Sergio al telefono, buongiorno. Ciao, buongiorno, saluti a tutti. È sempre un piacere ascoltarvi e anche per prendere la linea. Sono contento di poter esprimere il mio pensiero. Prego. Raffaele, io ti volevo dire una cosa. Io sono pienamente d'accordo con te riguardo il discorso che tu fai sul fatto che i tifosi del Napoli, io premetto sono romano ma tifosissimo del Napoli, e premetto che quando andavo in giro, io ho 53 anni, sono un operatore sanitario, quando andavo in giro, diciamo per l'Italia, Roma soprattutto dove abito, sentire certi cori mi faceva proprio male, ma male fisicamente. Tu dici molto, in maniera molto corretta, molto giusta, che allo stadio non bisogna più dare merda al portiere avversario. Io ti dico una cosa, negli ultimi 20 anni sono stato 2 volte al San Paolo, una volta c'era Amsic, la volta prima in Serie B, quindi figurati. Tutte le volte che sono andato, tutte le volte che riesco a seguire in televisione, quasi sempre c'è questo coro, ma c'era anche di peggio. Però questo non è a parziale giustificazione, è una cosa che non si deve fare. Io sono d'accordo. Quando sei venuto al San Paolo, 2 volte hai sentito il coro merda. Sempre, come forse ti ricorderai. Io a San Paolo ho già 30 anni e io sta roba qua l'ho sentita solo qualche volta nei confronti di qualcuno. Ma sistematicamente che si dica merda al portiere che rilancia il pallone, io non me lo ricordo. Devo essere sincero. Io sì, purtroppo, ma non è. Ho capito, non me lo ricordi, ma sarà stato mezza volta che sei venuto che il San Paolo se l'è presa con qualcuno. Ma non è sistematico come altrove. Altrove è un fatto sistematico. Quello che ti voglio dire. Non sto facendo una critica, quello che ti voglio dire è semplicemente questa cosa qua. In giro per l'Italia c'è comunque, qualsiasi cosa succeda, come c'è un colore azzurro, Brescia, Lazio, c'è un attacco verso Napoli da nord a sud in maniera allucinante. Okay? Ma che c'entra adesso con questa storia qui? C'entra, perché tu devi capire che il ragazzo che oggi, che culturalmente non è preparato a un certo, diciamo, modo di andare allo stadio, escono certe cose sbagliate. Io ti dirò di più, guarda, credimi, stamattina in maniera generale su una radio romana, ok, che sentivo per sentire commenti del derby, ok, senza fare nomi, senza fare niente, giustamente, sì, come dici tu, si è augurato a Petra, il giocatore della Lazio, il peggio possibile, perché ha esultato, cioè, culturalmente in Cina, sinceramente non ce ne freghi più di tanto, onestamente. Quindi a Roma fanno quello che vogliono, noi facciamo un'altra cosa. Io so solo che quando ci sono gli ultras nelle due curve, io questo coro merda detto in maniera così sistematica per tutta una partita, io non me lo ricordo. Ma può darsi che mi sarò rincoglionito, ma non me lo ricordo. Sentiamo io qualche volta me lo ricordo, però sì, ma non sistematico, tutte le partite, tutti i calciatori che rilanciano il pallone da fondo campo che gli dicono merda, onestamente no, questo proprio no. C'è Luigi, aspetta, primo messaggio vocale. Raffaele, buongiorno, forza Napoli sempre, zero del risultato, Francesco da Giuliano. Ciao. 2 brevi considerazioni su Gattuso. Squadra completo, girone di ritorno, 43 punti. Bravo. 43. Bravo. Considerando seconda, il peggio nel girone di ritorno, quella col Cagliari al 96esimo, quindi chi sputa su loro di Gattuso, di calcio non ne capisce quasi. Bravo. Nulla, e
sprezza solo stupidità. Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, vorrei ricordare all'amico pensionato tutta la mia comprensione, ma ai tempi di Ferlaino i biglietti non andavano già nemmeno i bagarini. Ricordiamoci i prezzi. Ma che cos'è? Ma prego, 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 vai. Andiamo avanti? Vai Luigi. Ok, vai. Luigi, ciao Luigi. Pronto? Sì, sì, vai. Ciao, vai, Luigi, ciao Raffaele, buongiorno. È la prima volta che riesco a parlare con voi. Comunque, no, io sono rimasto male. Mi senti? Sì, sì, vai Luigi. Sono rimasto male di quel due abbracci che ha fatto Spalletti con Strootman, perché non posso assolutamente dimenticare quel gesto dello sputo. Luigi, perdonami, ma che c'entra Spalletti con lo sputo di Strootman? Non doveva abbracciarlo perché doveva ricordarsi che Strootman... non sto dicendo questo, però quella cosa mi ha fatto un po' male vedere. Non ho detto che Spalletti non lo doveva abbracciare. Beh, che cosa vuoi non dire? Non è questo. Che cosa vuoi dire? Voglio dire che comunque vedere un personaggio così sporco, perché è una persona sporca, che fa un gesto del genere e poi è stato abbracciato da Spalletti. Però Spalletti non c'entra niente con questo. Però insomma, ho voluto ricordare questo gesto cattivo. Però poi per quanto riguarda Dazon, penso che molti sanno che dietro Dazon c'è Mediaset. No, non è assolutamente vero, tutto. Luigi. Sì, perché tutti quelli che stavano con me già sono passati con Dazon. Perché servivano dipendenti, allora, quelli non lavoravano più. Fammi capire una cosa. Io perché non ci sto a Dazon se ero di Mediaset? Io sarei stato il primo ad entrare. Ma se domani Radio Marta non vuole più fare calcio, ok? Apre Radio Pinco Pallino e prende tutti i giornalisti di Radio Marte perché Radio Marte non fa più il calcio. Non è che perché c'è Radio Marte dietro, è perché non fa più il calcio. Andrea, non che lui dica questo. Ma che dice? Non tutti sanno che. Ma perché? Sì, sì. Non tutti sanno perché non è vero. Siamo nell'era delle verità nascoste che sono tesoro solo di qualcuno. Poi ti chiedi perché sui social c'è tanta merda. È normale, perché ognuno si inventa qualcosa. Poi quando vedo Spalletti che abbraccia Strootman, io penso solo a che era una grande squadra quella Roma, e loro sono rimasti uniti e meritava lo scudetto. Ma basta, messaggio vocale. Cose. Ciao Raffaele, ciao Andrea. No, non mi chiamate qua perché non è un numero per chiamare. Volevo dire una Strootman. Cosa su Mario Rui, che adesso tutti stanno dicendo sta performando più che nelle sue possibilità. In realtà secondo me non sta performando più delle sue possibilità, ma semplicemente osservando un po' come vanno le partite, quando il Napoli è in possesso e in controllo di gara, Mario Rui gioca sempre bene perché è bravo tecnicamente, si propone, fa quello che deve fare. I limiti di Mario Rui, come i limiti di altri calciatori, emergono nel momento in cui il Napoli ha bisogno di maggiore forza sulla sinistra, soprattutto in fase difensiva o di copertura, dove poi emergono le criticità fisiche del calciatore, eccetera, eccetera. Per il resto Mario Rui fa quello che ha sempre fatto. Un abbraccio e complimenti. È così. E Mario Rui è un calciatore più offensivo che difensivo, questo sono d'accordo al 100%, infatti condivido questa idea. Ultimo messaggio, lo scegliamo così tra i tanti che sono arrivati. Vai. Tony, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. È sempre Forza Napoli e come si dice si sta facendo fare a. Vedo e soprattutto ascolto tifosi quando non c'è sta niente da criticare, si ventano le critiche. Mo l'abbracci Strootman, dai. Spalletti, ma dai. Maolimma, ma Fornì. Ma veramente, ma poi secondo te Strootman ce l'ha con i napoletani perché sono napoletani, o magari in quel clima allora Lavezzi ce l'ha con i cagliaritani perché sono cagliaritani, o c'era nervoso in quella partita, dai, cioè, non ingigantiamo cose. Allora, un ultimo messaggio ce lo scrive Monia da Sorrento, che tu conosci, no? Come no? Quindi, un abbraccio a Monia, che verrà anche lei martedì tra le altre trasmissioni. Dice ciao Raffaele, ciao Andrea, sistematicamente merda, si gridava solo ammirante. Questo è vero, io me lo ricordo, ammirante lo si grida, è vero. Questo me lo ricordo pure io. Poi c'era quell'episodio con Higuain, quella storia. Esatto, quindi perciò dico, finché è un caso isolato, sì, è successo. Ma che tutte le partite si grida merda al portiere, io sinceramente sono stato, soprattutto negli ultimi 13 anni, non ho saltato una partita allo stadio, non l'ho sentito. Io avrò dei problemi all'udito, ma non l'ho sentito.
Ce ne andiamo con un saluto affettuoso a Kevin Strootman. Scusa, ma questa cosa mi ha fatto troppo ridere. Così. Grazie a Tony Molà alla parte tecnica, a tutta la nostra redazione, al capo ufficio stampa Paola di Genova. Chi arriva adesso? Arriva un'altra ora di calcio, questo è poco, ma sicuro. Scusami, noi diciamo, al meglio che c'è in Campania c'è a Radio Marte. Esatto. Sul calcio poi non ne parliamo proprio. Abbiamo una redazione ricca, composita, che propone tutto quello che vi serve. Se volete ascoltare un parere, lo sentite. Se volete ascoltare il parere opposto, pure lo avrete. Sempre e solo qui a Radio Marte. E quindi ce ne andiamo, vi lasciamo in buone mani e noi ci rivediamo domani a mezzogiorno come tutti i giorni. Ciao Raffaele. Domani, buona giornata. Marte Spot Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete.